Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori e telespettatrici di TVL per questa edizione con il nostro telegiornale della sera. Andiamo a leggere insieme le principali notizie del giorno. Si è svolta una vasta operazione antidroga della squadra mobile di Pistoia, 16 le persone coinvolte, sequestrati beni e denaro per oltre 2 milioni di euro, 80 poliziotti impiegati. 20 segnalazioni che riguardano la mancanza di sicurezza sul lavoro, oltre 300 lavoratori esterni col contratto in scadenza, lavoratori diventati inabili, non stipendiati né ricollocati, è la denuncia di CGIL Toscana sulle condizioni di Alia. Quarrata ha iniziato i festeggiamenti del giorno del patrono con la tradizionale festa fiera del bestiame, rinnovato l'appuntamento del volo delle colombe, nel pomeriggio la fiera del gusto e poi il concerto della filarmonica. La terza edizione del premio internazionale Giorgio Ceccarelli si è conclusa con un successo straordinario, tanti musicisti hanno suonato sulla montagna di fronte a piazze gremite, tutti per ascoltare le fisarmoniche. Dopo l'uscita della Coppa Italia, la Pistoiese guarda il campionato che inizierà domenica con l'impegno in trasferta sul campo del Fiorenzuola. Il DS Taibi ha voluto tranquillizzare i tifosi. Serve tempo, con il Fiorenzuola vedremo una Pistoiese diversa. Buonasera gentili telespettatori, noi iniziamo il nostro telegiornale con la maxi operazione della Polizia di Stato di Pistoia che vi abbiamo appunto letto nei nostri titoli della sera. Raffica di arresti e perquisizioni a Pistoia per traffico di cocaina. 16 le persone coinvolte, di cui 6 arrestate, 4 messe ai domiciliari con braccialetto elettronico e altre 6 destinatarie della misura dell'obbligo di dimora. Sequestrati anche denaro e beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Eseguite anche perquisizioni locali, domiciliari e personali su Pistoia e nelle province di Pisa, Prato e Perugia. 80 i poliziotti impiegati tra questure e commissariati distaccati con il concorso operativo di 7 equipaggi del reparto di prevenzione del crimine e 2 unità cinofile di Firenze e il concorso delle squadre mobili di Prato, Pisa e Perugia. Gli indagati, soggetti a misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari di Pistoia, sono di nazionalità italiana e albanese e sono accusati in concorso tra loro di traffico e detenzione di stupefacenti. Gli arrestati sono adesso nella casa circondariale di Prato in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. L'operazione arriva al termine di un'indagine denominata Long Bridge, durata da luglio 2023 a gennaio 2024, che ha permesso di ricostruire un'ampia attività di traffico e spaccio di cocaina tra le province di Pistoia, Pisa, Prato, Livorno e Perugia. Nel corso dell'indagine erano già stati eseguiti 3 arresti in flagranza e 2 denunce in stato di libertà e sequestrato oltre 1,2 kg di cocaina, oltre ad alcuni grammi di hashish. Sequestrata un 26enne italiano, poi arrestato anche una pistola scacciacani, modificata in modo tale da renderla un'arma a tutti gli effetti, oltre a 20 cartucce. Sempre nel corso delle indagini, a novembre 2023, la squadra mobile di Pistoia aveva arrestato un uomo di 40 anni, di nazionalità albanese, estradato poi in Svizzera perché accusato dalle autorità elvetiche di cessione di cocaina a Lugano. Il tema delle droghe è un tema che viene analizzato a 360 gradi, non c'è solo la criminalità, chiaramente ci sono anche altri aspetti come quello sociale e sanitario. Noi siamo stati appunto dal CEIS per fare un punto su una situazione che è sempre più grave anche in provincia di Pistoia, al servizio della nostra Marta Quidici. L'approccio alle dipendenze in età giovanile vede un abbassamento costante dell'età di primo appoggio. Si può pensare già, si vede già a livello di scuola media, si comincia ad avere problemi di rapporto con le sostanze. A nuove sfide occorre rispondere con nuovi servizi territoriali. È il caso anche delle dipendenze ed è per questo che il CEIS di Pistoia, da anni impegnato nel settore, ha voluto promuovere un incontro per riflettere sui percorsi educativi e terapeutici da mettere in campo a livello pistoiese, coinvolgendo in particolare le comunità che fanno capo alla Fondazione Sant'Atto di Pistoia, di cui lo stesso CEIS fa parte. Come servizio noi abbiamo una comunità dove ospitiamo mamme con problemi di dipendenza che hanno anche minori a carico, quindi un servizio mamma-bambino. Poi abbiamo un servizio per persone prevalentemente maschile, quindi persone maggiorenni, una comunità educativa terapeutica. E poi stiamo progettando di riaprire il servizio per minori, che è una delle grandi urgenze, quella appunto di aiutare minori che sono finiti nel giro delle dipendenze a risollevarsi dalla dipendenza. Vediamo anche la crescita di quella che noi chiamiamo la cronicità, cioè di una presenza di persone ormai adulte che arrivano
circa 60 anni, 55-60 anni, che quindi hanno trovato una dimensione cronica nel loro rapporto alle sostanze, che, su cui non è più possibile fare un intervento terapeutico, ma alle quali bisogna dargli una risposta per il mantenimento della loro autonomia residua e soprattutto per evitare il rischio di emarginazione sociale. Di almeno 500.000 persone in Italia che fanno un uso abituale, problematico di sostanze illegali, sono in cura 127.000 persone. Quindi sono in cura meno di un quinto. Dura la critica da parte della CGIL Toscana nei confronti di Alia per quanto riguarda sicurezza, contratti, appalti e qualità del servizio dell'azienda che gestisce pulizia e raccolta dei rifiuti sul territorio. 20 segnalazioni che riguardano la mancanza di sicurezza sul lavoro, oltre 300 lavoratori esterni con il contratto in scadenza, lavoratori diventati inabili, non stipendiati né ricollocati. La denuncia è della CGIL Toscana e riguarda le condizioni lavorative in Alia. Il sindacato chiede risposte concrete, altrimenti non esclude iniziative di mobilitazione. E siamo in un momento in cui stiamo denunciando una situazione con un'azienda che non sta, diciamo, dando risposte. La critica è rivolta anche all'investimento su una gestione del servizio da remoto. Si va a introdurre una tecnologia spinta con un nuovo sistema di raccolta e quant'altro, ma insomma alla fine il nostro lavoro è quello di tenere le città pulite. Ci sono degli inidonei che hanno perduto la mansione, non per scelta ma per eventi anche dovuti all'attività lavorativa, e vengono lasciati, diciamo, a casa senza stipendio da mesi. In merito alla sicurezza sul lavoro, CGIL parla di 20 segnalazioni tra incidenti veri e propri e situazioni potenzialmente pericolose inviate all'azienda tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 18 di queste riguardano il cantiere di San Donnino. CGIL critica inoltre la questione dei lavoratori degli appalti, per i quali salari e diritti continuano ad essere inferiori rispetto a quelli dei lavoratori diretti, che sono circa 2.500, e critica anche l'uso dei lavoratori esterni, circa 400 l'anno, per coprire picchi di lavoro. Sugli appalti avevamo iniziato un lavoro con l'azienda in cui c'erano dei tavoli di confronto e di contrattazione per poter intervenire su un annoso problema che è quello degli appalti, ma tuttora, diciamo, il sistema non è andato a regime. Nei mesi passati, a seguito di contrattazione, sono state stabilizzate oltre 100 persone, ma, precisa il sindacato, il 15 settembre scadranno oltre 300 contratti a termine e per la maggioranza di questi il futuro resta poco chiaro. Ci sono dei contratti in scadenza per i lavori esauri somministrati che ad oggi non hanno futuro. Basta con la disorganizzazione, conclude il sindacato, solo attraverso la qualità del lavoro si può garantire la qualità dei servizi. Incidente solo sferato, o quasi per così dire, perché una porzione di cornicione di una palazzina in via Nazariosauro è crollata su un'auto. È accaduto intorno alle 8 di questa mattina, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. È stata invece completata la pista ciclopedonale in via Traversa, di cui vi abbiamo raccontato nell'edizione del telegiornale nei giorni scorsi, come potete vedere dalle immagini, realizzate in entrambe le direzioni da Viale Matteotti a Porta San Marco e viceversa. Le due corsie sono state dunque riaperte regolarmente alla circolazione, terminato in questi giorni anche un ulteriore tratto di pista ciclabile, quello delle vie delle mura urbane. Intanto proseguono invece i lavori della ciclovia del Sole in piazza Leonardo da Vinci, senza nessun impatto sulla viabilità. A Quarata è stato inaugurato un nuovo nido d'infanzia, si chiama Pinco Pallino. A Quarata è stato inaugurato un nuovo nido d'infanzia, si chiama Pinco Pallino Green e potrà ospitare oltre 80 bambini. La struttura di oltre 400 metri quadrati è in aperta campagna, ma non lontano dal centro cittadino. Si trova in via Pretelli, ai piedi del Montalbano. Questo è un asilo che nasce per accogliere bambini dai 3 mesi ai 6 anni. È un progetto di continuità a cui tenevamo tanto da tanto tempo, e finché non abbiamo trovato una location come questa non ci siamo mai decise a fare questo passo. Siamo innamorate di questo posto per i nostri bambini, proprio perché ci piace lavorare soprattutto per esperienze all'esterno. Per noi i bambini devono essere liberi di esprimersi in ogni modo. Ho 57 bambini di nido, e per la scuola, il centro didattico, perché non è una scuola dell'infanzia, apriamo come centro didattico, i bambini
bambini attualmente sono 20. L'obiettivo è quello appunto di raggiungere le 3 sezioni piene. E la metodologia particolare di base è costituita dalla felicità dei bambini e del lavoro all'aria aperta, perché noi crediamo fermamente che tutto ciò che i bimbi possono fare all'interno delle strutture, se equipaggiati nel modo giusto, lo possono fare anche fuori. Abbiamo iniziato una collaborazione con Pingus di Pistoia e quindi i bambini seguiranno anche per quest'anno un progetto con un insegnante di inglese che verrà all'asilo, e ci sembra insomma un ottimo modo poi anche per integrarla in tutte le nostre routine. Un altro aspetto importante che caratterizza i nostri servizi è anche una disponibilità di orario di apertura, che è dalle 7:30 la mattina fino alle 6 la sera, e siamo aperte anche i mesi di luglio e il mese d'agosto, quindi questo è un aspetto fondamentale insieme alla cucina interna, che sicuramente per questa nuova struttura è un valore aggiunto. È un brindisi alle famiglie, ai nostri bambini che sono il futuro della città di Vallata. Un'altra bella notizia che ci perviene dal comune di Quarrata, ovvero torna ad essere baciato dalla fortuna il comune della provincia di Pistoia a poco più di un mese dalla vincita record al lotto di 1.147.000 euro alla tabaccheria di Via Larga, oggi con l'acquisto di un gratta e vinci turista per sempre da 5 euro nella rivendita di Via Vecchia Fiorentina a Valenzatico. Un fortunato giocatore si è aggiudicato un premio totale di addirittura 1.700.000 euro. Come previsto dal gioco, al vincitore andranno subito 300.000 euro, poi 6.000 euro al mese per 20 anni, e infine un premio finale da 100.000 euro. Quindi veramente il comune della provincia di Pistoia ha baciato dalla fortuna. Adesso invece però cambiamo parte del territorio pistoiese, passiamo alla Val di Nievole, perché dal 12 settembre anche il comune di Pieve a Nievole avrà 2 ispettori ambientali forniti da Area Multiutility per il controllo del territorio, il servizio del nostro Massimo Pannocchi. Pieve a Nievole è il 28esimo comune in Toscana ad attivare il servizio di ispettori ambientali fornito da Alia Multiutility, 2 incaricati che opereranno sul territorio a partire dal 12 di settembre in stretta sinergia con la Polizia Municipale su progetti mirati: il decoro del centro, il pronto intervento ambientale, ovvero a seguito di segnalazioni, e il pattugliamento e la lotta agli abbandoni. Dove noi abbiamo ispettori da più anni, abbiamo visto che all'aumentare dei controlli sono diminuite le sanzioni. Mettendo insieme sia la parte informativa sia proprio la presenza, il fatto che sappiano che all'interno del paese, della città, ci sono comunque delle persone riconoscibili, perché non è che girano diciamo in incognito, girano con la divisa, ha un effetto anche confortante da parte dei cittadini che conferiscono in maniera corretta. Complessivamente nel corso dei primi 6 mesi del 2024 su tutti i territori gestiti da Alia, gli ispettori ambientali hanno effettuato oltre 46.000 controlli ed elevato quasi 1.650 verbali per un importo di circa 226.000 euro. Questo ha un costo ulteriore per la comunità? No, assolutamente. Gli ispettori ambientali non hanno un costo ulteriore, quindi a maggior ragione è opportuno avvalersene, visto che insomma non dobbiamo pagare un euro in più. Effettivamente qualche abbandono in più presso per esempio le campane del vetro o i cestini gettacarta si riscontra. Al centro secondo me ci deve essere una politica educativa efficace. Noi siamo chiamati a ispezionare rifiuti abbandonati o mal conferiti, aprendo proprio i sacchi e i contenitori e controllando la qualità di questi rifiuti. E poi valutiamo se o tramite il contenitore o tramite alcune cose che ci possono ricondurre a chi non ha conferito in modo corretto, contattiamo l'utenza, contattiamo la persona, cerchiamo di spiegargli qual è il comportamento corretto da seguire, e se questo non basta interveniamo con le sanzioni e degli importi previsti dai comuni dove è stato attivato il nostro servizio. Sono iniziati i festeggiamenti per il santo patrono di Quarrata e non poteva che incominciare con la tradizionale fiera del bestiame. Torna a Quarrata, nel giorno del patrono della città, la Madonna della Cintola, la tradizionale fiera del bestiame. Santa Maria della Consolazione o della Cintola è un motivo di festa per la parrocchia, per la città. Veramente ci sono tanti motivi per essere felici di essere qui insieme, anche
La Fiera del Bestiame è una tradizione ormai che c'è da tantissimo, ma abbiamo fatto anche la messa stamani, celebrata con i sacerdoti. Continua stasera anche con la sagra parrocchiale, poi anche venerdì e sabato prossimo, quindi è tutto un motivo di festa che viviamo insieme e si spera che aiuti a vivere più il senso della vicinanza, della comunità, della prossimità, dell'accoglienza. È una festa che unisce le famiglie, è bello vedere i nonni con i nipoti, i genitori con i figli e vedere tanta gente così riempie il cuore tutta l'amministrazione e la città di Guarata, e per questo siamo veramente molto felici. C'è chi sorride, c'è chi invece ha tutt'altro stato d'animo in questo momento. Sto parlando in particolare dei produttori di patate sulla montagna pistoiese. Le alte temperature e la mancanza di pioggia hanno infatti dimezzato la produzione. A dirlo è Coldiretti Pistoia, che parla di gravi danni, specialmente per la tipica varietà bianca detta del melo. Sonia Vellutini dell'azienda I Piani parla di una perdita di circa 3/4 della produzione, pensate, e Daniela Pagliai invece dell'agriturismo Itauffi prevede un crollo dell'80% rispetto alla resa normale. Lo stesso viene annunciato anche da Giuseppe Corsini dell'agriturismo Le Roncacce. Oltre 130.000 euro invece, sempre rimanendo in tema montagna pistoiese, per le imprese turistiche delle zone rurali montane. Un aiuto per le imprese rurali e montane per piccoli investimenti è l'intervento studiato dal GAL Montagna Appennino con il nuovo bando, l'ultimo della programmazione 2014-2022, destinato alle micro e piccole attività turistiche. Il bando prevede complessivamente 134.000 euro di aiuti alle imprese. L'area geografica interessata, seguita dal GAL, è quella della vecchia zona leader, ovvero composta da Montagna Pistoiese, Garfagnana, Medievalla ed Alta Versilia. Abbiamo pensato di aiutare le aziende, le piccole attività a fare degli investimenti piccoli che possono essere di aiuto e di rilancio delle loro attività. Il bando rivolto all'acquisto di arredi ed attrezzature con contributi in conto capitale fino al 60% ed un massimo di 15.000 euro prevede l'invio delle domande sino alle 13 del 30 ottobre prossimo. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del GAL www.montagnaappennino.it. Noi abbiamo stanziato ad oggi 134.000 euro di dotazione iniziale, ma la particolarità è che è un bando sul quale noi metteremo tutte le economie del GAL, quindi tutte le economie della vecchia programmazione andranno a confluire su questo bando, quindi è importante partecipare, e anche se in prima battuta non si sarà finanziati, c'è la possibilità dello scorrimento della graduatoria e quindi di poter essere finanziati anche successivamente. Quindi è una dotazione che parte da 134.000 euro, ma che sicuramente sarà allargata. Già oggi le risorse sono di più e ci consentirebbero quindi di aumentare la dotazione. Quindi credo che sia importante. Tra l'altro voglio approfittare anche per ringraziare la Regione, ringraziare la vicepresidente Saccardi, che ci ha dato la possibilità di utilizzare le economie della vecchia programmazione aprendo un nuovo bando proprio a chiusura di tutta l'attività. Noi non ci spostiamo dalla montagna pistoiese, ma cambiamo argomento, questa volta un tema culturale, perché è stato un successo il terzo premio Ceccarelli per fisarmonicisti. Dedico questi brani a mia mamma e mio papà. La terza edizione del premio internazionale Giorgio Ceccarelli si è conclusa con un successo straordinario. Tutti i luoghi in cui si sono svolti i concerti erano gremiti, dimostrando l'ampio interesse e la partecipazione del pubblico. Anche durante l'ultima giornata, un gran numero di persone ha assistito all'esibizione dei concorrenti, contribuendo a creare un'atmosfera vibrante e coinvolgente. Abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare alcuni dei partecipanti, i quali si sono detti entusiasti dell'esperienza e dell'accoglienza ricevuta.
partecipazione e primo premio, bella soddisfazione. Sì, bellissima soddisfazione, siamo qui, abbiamo dato tutto noi stessi e ci è andata bene. Da dove venite? Allora, noi siamo a Fisorchestra Armonia e veniamo da Treviso. Come è nata la passione? Grazie a mio babbo che me l'ha trasmessa, perché anche lui suonava la fisarmonica. Da dove venite? Cesena. Cesena. Come hai scoperto questa manifestazione? Grazie al maestro Tiziano, che ci conoscevamo già grazie a un altro concorso che avevamo fatto. Qui al Trofeo Ceccarelli, era la prima volta che venivi? La prima volta mi è piaciuto tantissimo, io vengo da un po' lontano, quale regione il Piemonte, nella provincia di Novara tra i due laghi, e devo dire che quello che mi ha impressionato di più è vedere questa gente che piace ancora quelle tradizioni di una volta e che è entusiasta di sentire la fisarmonica, perché da quel poco che ho potuto capire la fisarmonica qua non tutti la suonano come qualche tempo fa, quindi quello che mi è sembrato bellissimo da vedere è vedere proprio questa gente entusiasta di vedere la fisarmonica che suona. Un progetto che vede il coinvolgimento dei giovani nel teatro pistoiese, sto parlando dello spettacolo Nella pancia del pescecane, presentato nel Palazzo del Comune di Pistoia. A Palazzo di Giano è stato presentato lo spettacolo Nella pancia del pescecane della compagnia Bacchetti, che verrà messo in scena il 7 e l'8 settembre nel parco della Fondazione Vivarelli, un evento che è stato promosso dal Comune di Pistoia e Amici Valle Corsi per il teatro e vedrà le esibizioni degli attori Filippo Bonacchi, Carlo Merico, Federico Ghelarducci, Miriam Moschella e Mario Lombardi. Abbiamo, diciamo, già la terza attività che coinvolge i giovani e che continueremo su questa strada, perché sicuramente è l'unica per ridare spazio, vigore e anche importanza a livello nazionale al Premio Valle Corsi. Questi eventi organizzati da questi ragazzi giovani possono portare veramente un po' di luce in questo mondo dove l'oscurità sta prendendo il sopravvento. Abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di giovani che abbiano veramente voglia di fare con entusiasmo. Si inizia quella che possiamo considerare a tutti gli effetti una rivoluzione culturale, se ben contenuta per il momento, e in questa conferenza oggi andremo a presentare le nuove iniziative sia con l'associazione che con la fondazione per la città. Nella pancia del pescecane perché? Perché è uno spettacolo che si rifà alla storia di Pinocchio e che intende entrare dalla porta della paura, quindi una linea drammaturgica diversa che non va a rifare la storia di Pinocchio, ma cavalca il fatto che tutti già la conosciamo per entrare appunto da un'altra situazione, da un'altra prospettiva. Ecco, quindi un legame forte con il territorio. Un legame fortissimo con il territorio e si spera anche con ognuno di noi di far risuonare questa appartenenza toscana in una storia immortale, eterna come quella di Collodi. E con questo è tutto, io vi lascio le notizie di sport con la nostra Giada Benesperi e poi torniamo per le ultimissime notizie del nostro telegiornale.